Gigi è stato molto bravo nella presentazione. Non ho nulla di grande, mi piace vivere veramente tanto. Ecco, e la mia paura invece a volte è quella di non farcela. Ora, questa bellissima canzone che Padre Giovanni mi faceva cantare, e la cantava anche lui, cosa che per cantare Padre Giovanni ce ne voleva, perché all'apparenza un uomo molto serio che non sembrava non dicesse nulla. E invece quando poi ci si trovava, specialmente l'inverno, al fuoco, lì al camino, mi chiedeva di cantare. Una volta mi disse anche che i suoi frati l'avevano brontolato, perché dice: tu dici sempre di fare silenzio e quando viene Alberta vuoi cantare. Allora che silenzio, veramente l'avevano brontolato. E allora si cantava questa canzone della Maremma, non so se la conoscete tutti, non lo so, perché è una cittadina della Toscana, cioè una parte nel Grossetano, dove 50 anni fa, credo, insomma, che ci fosse stata una brutta terra dove ci andavano, non troppo buona per andarci a cacciare, a lavorare, e allora molti ci morivano anche, io l'ho saputo perché non ero a quei, ecco, lì. Poi con la bonifica da parte di Mussolini questa è diventata terra fertile che si lavora a tutti, ma allora la gente soffriva e avevano inventato, non so chi, questa bella cosa che a Padre Giovanni piaceva e anche a me. Ora, naturalmente non sono una cantante, sicché perdonate. Allora, la canzone fa così. Tutti mi dicono Maremma, Maremma, e a me mi pare una Maremma amara. L'uccello che ci va perde la penna, io ci ho perduto una persona cara. Sempre mi trema il cuore quando ci vai, perché ho paura che non torni mai. Sia maledetta Maremma, Maremma, sia maledetta Maremma, e chi l'ama. Thank you.